Buongiorno a tutti, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. In questo episodio, prima di partire con il vero e proprio gioco, voglio vedere insieme a voi la nuova espansione che è uscita qualche giorno fa, dedicata ai bebè. The Sims 4 Bebè Stuff ti dà il benvenuto. Ancora non avevo aperto The Sims da quando ho installato questa nuova espansione, che mi sembra molto molto carina e quindi non vedo l'ora di scoprirla più nel dettaglio. Vediamo velocemente. Tuffati nel divertimento, i bebè possono sfogarsi divertendosi con gli articoli da parco giochi, che sono questi che hanno aggiunto, guardate quante cose nuove. I mini sim possono saltare nella vasca delle palline con un amico, sfrecciare sullo scivolo, correre nelle gallerie colorate o far finta di essere intrepidi pirati o astronauti nello spazio. E queste dovrebbero essere le ceste con le palline, con le quali vasche. Ospita momenti di gioco, costruisci uno spazio di gioco ideale in un parco o in un cortile, quindi invita i vicini per un momento di gioco. I bebè possono fare amicizia e scatenarsi mentre i genitori facilitano il divertimento raccontando storie e grigliando i loro cibi preferiti. Questa cosa sicuramente la farò, creerò un parco giochi per i bebè. Non so se nel quartiere, nella città a San Michuno oppure in un altro quartiere. E poi indossa capi adorabili, esprimi le personalità e lo stile unici dei tuoi bebè scegliendo fra una varietà di abiti superiori, inferiori, scarpe e pettinature. Hanno quindi aggiunto anche materiale in Crea un Sim che non vedo l'ora di scoprire, quindi fantastico. Direi come prima cosa a questo punto, visto che voglio scoprire un po' più nel dettaglio questa piccola espansione dedicata ai bebè, di far nascere il figlio di Jessica, visto che Jessica è incinta, quindi direi di far nascere il bambino e poi di andare a sistemare i suoi look e vedere le novità che ha aggiunto The Sims con questa nuova espansione. Comunque, in questo episodio, se riesco a far tutto, spero di sì. E cosa succederà? Grazie al commento di Serena B, che ha ricevuto più like, 373 like, in questa puntata lei mi chiede: farei innamorare Tommy di una nuova ragazza creata da te? Far dimagrire Jessica, perché mi avete detto che Jessica è un po' ingrassata. Me ne sono accorta, però sinceramente nella vita reale non siamo tutte perfette, tutte magre con un fisico fantastico, quindi non vedo cosa ci sia di male ad avere anche in The Sims un fisico un po' più arrotondato, ecco, comunque. E poi dice: trasferire Tommy con la nuova ragazza. Allora, trasferire Tommy con la nuova ragazza ancora non lo faccio, perché altrimenti le cose succedono troppo velocemente, però sicuramente faccio conoscere una nuova ragazza, una ragazza Tommy che ho creato qualche giorno fa proprio per lui, e poi direi di andare a far nascere il bimbo di Jessica, mentre invece far dimagrire Jessica, se vi può interessare, insomma se la preferite un po' più magra, possiamo farlo tranquillamente, anche perché leggendo gli altri commenti siete in tante. Anche Chiara Rotondo mi dice: fai dimagrire Jessica. E poi vediamo, ce n'erano tanti, sinceramente mi manca la vecchia Jessica perché appunto è cambiata un po'. Ciao Giada, per favore migliora il fisico di Jessica, che rispetto a come era prima è quadrata. E questo me lo scrive Filomena Alfiero. Saluto tutte voi, tutti i vostri commenti che ho letto, vi saluto perché tra l'altro siete sempre in tantissimi a chiedermi di salutarvi nei video, quindi sicuramente questa è una buona occasione per poterlo fare. Detto questo però iniziamo subito a giocare. Ed eccoci qua, sono le 7:30 del mattino. Jessica è al secondo trimestre di gravidanza, quindi ancora un po' di tempo, ancora un paio di giorni, quindi gioco un po' velocemente con i personaggi così arriviamo al momento del parto, acceleriamo magari un po' i tempi, intanto lei sta guardando la televisione. Poi ho cambiato i capelli ad Emma, non ve l'ho fatto vedere nello scorso video, le ho messo questi un po' più lunghi giusto per cambiare, devo dire che mi piacciono molto. Eccola qui. Mark inizierà a lavorare fra circa un'ora. Ed eccoli qua, i capelli di Emma, molto ma molto più lunghi. Fatemi sapere se vi piacciono. Nel frattempo c'è Mark che deve andare al lavoro, ma intanto sta facendo colazione. E vai al lavoro, dov'è? Smettila di mangiare. Ah, ok, vai al lavoro alle 9, giusto? Sì, quindi fra poco. Tommy è andato a scuola, giusto? Al liceo, esatto.
e per Tommy facciamo stringe amicizia, lascia la scuola in anticipo, facciamo stringe amicizie. Visto che Jessica deve raccontare barzellette follower per l'incarico del giorno, facciamoglielo fare velocemente. Jessica inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? Mandiamola al lavoro, quindi vai al lavoro, ok? Quindi social network e racconta barzellette ai follower. Aiuto, ok, aiuto nella gara di spelling. Alla gara di spelling della scuola Emma ha raggiunto il turno finale, stavolta però deve fare lo spelling di una parola come l'altra volta che non ha mai sentito, quindi chiede aiuto all'amica. Sì, stavolta facciamo accetta l'aiuto. Facendo finta di concentrarsi, Emma chiude gli occhi e pronuncia le lettere sul quaderno della bambina. Intanto fai questo che ti ho detto, Jessica. Social network e racconta barzellette ai follower. Brava. Sono giuste. Emma vince a grande sorpresa, pur sentendosi un po' in colpa, si gode i propri 5 secondi di fama accademica. Perfetto, l'altra volta le avevo consigliato di non chiedere aiuto e non era andata benissimo perché aveva sbagliato. Stavolta utilizziamo l'aiuto e vabbè. Jessica ha guadagnato 150 follower per aver espresso un parere spiritoso sull'economia globale. Ok, ma non vai al lavoro? Perché ti sei cambiata look nuovamente? Altre scelte, vai al lavoro. Perfetto. E la pancia cresce sempre di più ed è tornata al look di prima. Ok, si vede che preferisce questo. Cacciatore di teste. Un concorrente ha contattato Mark per tentare di incoraggiarlo e sottrarlo alla sua azienda attuale. Lui deve restarle fedele o dare sfatto sogni e ambizioni. Anche questa opzione, insomma, c'era già stata proposta negli episodi precedenti. Io avevo detto resta fedele, così faccio anche adesso perché mi sembra giusto. Restiamo fedele alla nostra azienda. Perfetto. Il capo di Mark viene a conoscenza dell'offerta e gli dà altri 1000 simoleon per rimanere come incentivo. Fantastico. Non torniamo sul discorso dei colori. Scorrendo la propria bacheca, Jessica si è accorta che è in corso un'accesa discussione. Si parla di una camicia e sembra che nessuno sia d'accordo sul colore. Facilissimo, ovviamente è preferibile il rosso. Rosso? Jessica non sa perché sia così importante, ma la divergenza di opinioni con i suoi follower li rende furiosi. Calo del rendimento. Ok. Jessica è già tornata a casa e ha anche svolto dell'ottimo lavoro. Bene, molto bene. Acceleriamo i tempi e arriviamo alla gravidanza perché sennò questo video diventa lunghissimo. Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Jessica si sta preparando la colazione. Mark è a lavoro, i bimbi sono a scuola. Lei ormai è al terzo mese di gravidanza, quindi non si sa fra quanto potrà partorire, dipende. Non ci vorrà ancora molto, quindi. Tommaso deve invitare a casa proprio il compagno di classe Max. Ok, ci sta, va bene, va bene. Per oggi la scuola elementare è finita, ci sono molti studenti da 8 e Emma è tra loro, molto bene. È arrivato Max a casa con Tommy, però a quanto pare non stanno andando molto d'accordo. Sono orribile, il mio viso è un disastro, non posso andare da nessuna parte in queste condizioni, cosa posso fare? Perché cos'è il suo viso? Molto teso. È a posto, non drammatizzare. Prova con del trucco leggero. Facciamo, dai, è a posto. Mark consigliato Tommaso. Guardate come è arrabbiato. Stanno discutendo, vediamo. No, stanno chiacchierando. Bisogno assoluto di divertimento. Ok, dai, andiamo a divertirci insieme. Sfogati. E poi facciamo diffondi dicerie sul fichi fichi, no, dai un colpetto sul naso, cioè altre scelte, buffo, racconta una barzelletta, dai, facciamoli chiacchierare un po'. Ci siamo, è in travaglio, quindi direi altre scelte, partorisce all'ospedale e partecipa, facciamo andare Mark, ok. Ed eccoci arrivati all'ospedale. Lui è già impanicato. È tardi perché è quasi l'una di notte, sono mezzanotte e mezza, quindi insomma dovrà partorire di notte. Vediamo dove va, ma mi sa che si sta arrangiando. No, molto a disagio.
Mark aiuta dalle conforto e romantico, vediamo, fai una serenata. Niente, ok, vieni qua. Vai qui. Che ci siamo, decisamente ci siamo. Jessica ha preso Carica medico, ok. Ci siamo. Ci siamo quasi. Ok, congratulazioni, è una femminuccia. Jessica ha appena partorito una femminuccia. Allora, cognome facciamo Parisi, ovviamente. Parisi, ok. E nome abbiamo Emma. E lei come la chiamiamo? Oddio, non mi ero preparata con i nomi. Facciamo la seconda bimba di Jessica e Mark. Ho deciso di chiamarla Sofia, Sofia Parisi, mi piace molto come suona. Ok, vediamo. Eccola qua, che è arrivata, che dolce. Che bella. Nutri con il biberon, coccola. Carina. Tenera, che piccola che è. Ed eccoci arrivati. Vediamo dove hanno messo la culla. Vediamo un po' dove l'hanno posizionata. Allora, qui non c'è. Qui nemmeno. Dov'è la piccola? Dov'è Sofia? Dov'è finita? Eccola qua, l'hanno messa qua, ok. Sposto la culla un secondo e la vado a mettere nella camera dei genitori. Mettiamola, vediamo un po'. Mettiamola qui. Ok, quindi io direi Tommy, vieni qua a conoscere la tua sorellina. Nutri con il biberon. Vediamo, poi la facciamo subito passare di età, così vediamo i nuovi vestitini che sono stati aggiunti con questa espansione. Bravo Tommy! E poi finalmente faccio conoscere la ragazza che ho creato per lui. Mamma mia, che carina! Ok, facciamolo fare anche a Emma e parla. Fai dei versetti. Vai Emma. Vai a trovare e a conoscere la tua sorellina. Brava. Carina. Fai dei versetti, non stanno andando molto d'accordo. Poi facciamo fare una cosa a Jessica e poi le facciamo passare di età. Nutri al latta facciamo e poi fai passare di età. Che carina! Allora facciamo una cosa, facciamo venire tutti qui e poi facciamo passare di età. Sofia, vai qui, Tommy. Ora si stanno emozionando, insomma, congratulando l'uno con l'altro. Emma, vai qui. Tommy dov'è? Dai, ok, ci sono tutti. Detto questo, direi fai passare di età. Altre scelte, fai passare di età. Ci siamo. Ecco qua, Sofia è passata di età. Quindi scegliamo un tratto per lei. Abbiamo Angelica, se non ricordo male, Emma. Scatenato Tommy. Se non ricordo male, e per lei cosa facciamo? Appiccicosa. Questi bebè timidi evitano i semi estranei all'unità familiare. Sì, dai, facciamo appiccicosa per Sofia. Ok, eccola qui. E tra l'altro, se non noto male, a parte questo bug, mi sa che Sofia ha già preso i capelli della nuova espansione. Mi sa proprio di sì. Mamma che bella!
bellina lei, che bella che è! Molto molto bella. A questo punto direi di andare a sistemare i suoi look e vedere tutte le cose che hanno aggiunto con questa espansione. Visto che me l'avete richiesto in tanti, la prima cosa che faccio è quella di stringere i fianchi di Jessica. Ok, così va meglio, direi. Sì, questo vestito non a tutte piace, però visto che comunque è una ragazza, o meglio, è una donna, è un'adulta, non è più una giovane adulta, e il prossimo passaggio di età sarà quello di un'anziana, sarebbe meglio evitare un look del genere, che sono molto più da ragazza decisamente. Quindi io Jessica la lascio così a questo punto. Adesso passiamo ai look di Sofia. Innanzitutto guardate che bella che è. Quasi quasi non modifico nulla qua perché è veramente bella. Comunque vediamo un attimo i capelli nuovi. Allora facciamo così. E pack e facciamo bebè. Eccoli qua. Questi sono i capelli che hanno aggiunto, infatti sì. Questi sono una novità, come sempre si possono cambiare i colori dei capelli e di conseguenza cambia anche il colore del fiocchettino. Quasi quasi gli lascio questi che mi piacciono molto. Poi ci sono i codini, che carini anche questi, sempre con i fiocchetti, anche qua c'è la possibilità di cambiare il colore. Poi ci sono questi, con le mollettine. E poi ci sono quattro codini, eccoli qua, anche questi molto simpatici, veramente molto molto simpatici, molto carini. Allora torniamo ai capelli e mettiamole questi che mi piacciono, sì, direi di sì, perché poi gli altri che ho, no, lasciamole questi. Poi le metto soltanto le ciglia perché mi piacciono di più, quindi facciamo queste. Ok, e vediamo i vestitini. Quindi facciamo sempre con pack bebè, ok, ed ecco qua tutti i vestiti. Corpo intero, guardate quanti ce ne sono. Questo vestitino con il cardigan e anche qua c'è la possibilità di cambiare il colore, molto bello, questo mi piace. Poi c'è un altro vestitino così, anche qua come sempre tanti colori, anche questo verde Tiffany mi piace molto. Poi c'è questo. C'è questo con i suoi pantaloncini, c'è questa tutina molto bella, ce ne sono un sacco davvero, finalmente sono arrivate un po' di cose anche per i bebè. Un altro vestitino, questi ovviamente sono tutti per femmina, quest'altro, un'altra tutina e un altro vestitino. Poi parti superiori, anche qua ne abbiamo parecchie, sono queste sei, un top. La maglietta con le ali dell'ape, che belle! Poi c'è questa con il bruco e poi cambiano le fantasie in base ai colori. Questa con gli animali, ebbene sì, perché a novembre uscirà l'espansione degli animali che non vedo assolutamente l'ora di avere. Bellissima anche questa, poi una semplice magliettina con, no vabbè, il mantello e poi un'altra polo con le macchinine in questo caso. Vediamo le parti inferiori velocemente. Parti inferiori sono queste, quindi una gonnellina, anche qua vari colori, pantaloncini, nuovamente una gonnellina e poi dei pantaloni un po' più lunghi. A questo punto andiamo a creare i suoi look, quindi partendo dal look quotidiano farei corpo intero. Vediamo look quotidiano, mettiamo una tutina tipo questa. Vediamo, rosa, ma che bellina, con i pois, ok, questa con i pois mi piace, e le scarpe, perché stavo dimenticando, le scarpe nuove che hanno aggiunto sono queste, con l'ape e con gli animaletti, ok, queste che invece, sì, non mi dicono niente, ok, queste sono le scarpine nuove, quindi farei, vediamo, no, queste cose sono, anche queste sono nuove, con le unghiette tipo del mostriciattolo davanti. Comunque mettiamo le facciamo le superstar, sì dai, però con il, con le righe rosa, ok, e il il trucco e il vestito quotidiano ce l'abbiamo. Vestito formale, facciamo corpo intero e facciamo questo vestitino che mi piace molto, facciamolo verde, anche se non sta molto bene con il fiocchetto rosa,
bianco e rosa, oppure giallo. L'unica cosa che stona è il fiocchetto, che non si può cambiare. E niente, dai, giallo. Dai, giallo, giallo sta meglio. Cambiamo le scarpine e mettiamole a questo punto gialle, bianche. Ma c'è disegnato... Ah, ok, no, sembrava Hello Kitty. Ok, poi look da notte. Allora, togliamo gli occhiali innanzitutto. Ok, mettiamo anche qua le ciglia, mi sono dimenticata negli altri. Ok, che bello questa tutina. Se no, vediamo cosa c'è. Corpo intero da notte. Allora, qua cosa abbiamo? No, vabbè, questa che bella. Facciamo... questa con i fiocchetti, oppure c'è tutta rosa, color salmone. No, questo è un po' troppo. Facciamo questa, bianca con i fiocchetti e le roselline. Ok, che bella che è, bellissima. E poi look da festa. Per il look da festa vediamo parti inferiori cosa avevamo. Facciamo ancora corpo intero, che mi piacevano molto. E mettiamo questo. Che bellino questo. Così, ok, cambiamo il colore delle scarpe, mettiamo queste e le mettiamo, no, così stanno male, lilla, ok, dai, così, tutta in pandana con questo look. Ok, anche qua vado ad aggiungere le ciglia e poi passiamo alla nuova ragazza, insomma quella che diventerà la nuova ragazza di Tommy. Allora le ciglia di nuovo anche qui. Ok, e questi sono i look della piccola Sofia che si è aggiunta alla nostra amatissima famiglia. Benvenuta Sofì. Andiamo adesso a vedere la ragazza, insomma, che ho creato per Tommy. Ho creato anche già un appartamento, infatti lei vive in città, nella stessa città di Tommy, insomma San Misciuno, e quindi sicuramente sarà la ragazza ospiterà Tommy a casa sua, non in questo episodio ma magari nei prossimi. Ed ecco qua la ragazza che ho creato per Tommy, adesso ve la faccio vedere meglio. Comunque, sempre tornando all'espansione dei bebè che è appena uscita, gli oggetti, le cose insomma della modalità costruisci, le vedremo nel prossimo episodio. Magari andrò a costruire un parco, non so se lo farò insieme a voi in un video oppure vi farò vedere il parco completato. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa preferite, perché altrimenti sennò questo video diventa lunghissimo e non riusciamo a fare le cose che ci sono state richieste. Adesso vi faccio vedere, vi presento la ragazza che ho costruito, cioè che ho costruito, che ho creato per diventare, per farla poi diventare la fidanzata di Tommy. Ed eccola qua. Si chiama Emily Greco, vi faccio vedere subito i suoi tratti prima di passare ai look. Ho scelto per lei leader della comitiva, infatti è super super socievole. Poi è una macchina da ballo, le piace scatenarsi, andare in discoteca, insomma è una a cui piace uscire parecchio. Però non è per niente flirtante, no, per niente. Ho pensato di inserire questo tratto così Tommy dovrà fare un po' di fatica per conquistarla. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere. Comunque eccola qua. Lei è Emily, mi piace molto, ho deciso di fare un personaggio biondo, visto che tutti i miei personaggi sono mori castani, ho detto stavolta ne faccio una completamente bionda, ed eccola qui. Questo è il suo look quotidiano, proprio da Barbie, mi piace molto come uscita. Forse si notano parecchio le ciglia super folte e nere, messe vicino insomma ai suoi capelli super super biondi, molto chiari. Comunque questo è il look quotidiano. Poi abbiamo il look formale, che è questo: jeans a vita alta, una magliettina e delle ballerine, dei sandaletti bassi. Poi look sportivo, che mi piace un sacco, veramente mi piace un sacco, è bellissima. Questo è il look da notte in accappatoio, semplicissimo. Poi abbiamo il look da festa, e anche questo mi fa impazzire, mi piace molto. E visto che comunque è un adolescente, le ho messo i Dr. Martens un po' più
più sportivi, insomma, per non essere troppo elegante, perché comunque essendo adolescente avrà sì e no dai 13 ai 15 anni, mettiamo, quindi i tacchi magari sono ancora un po', è ancora un po' troppo presto, quindi per il momento scarpe basse, ma questo vestito su di lei mi piace veramente molto. E poi l'ultimo è il costume da bagno. E oh, mi ero dimenticata completamente del costume da bagno. Niente, glielo mettiamo al volo e le mettiamo questo nero, semplice, elegante. Questo nero è il suo costume da bagno, bellissima, a me piace molto, fatemi sapere se vi piace. I capelli, per quasi per tutti i look ho scelto questi, tranne per il look sportivo che ho preferito una coda alta, che è veramente bellissima questa acconciatura, mi ricorda un sacco i capelli, questo colore, poi questa acconciatura mi ricordano un sacco i capelli delle Barbie, veramente bellissima. Niente, adesso vi faccio vedere anche l'appartamento veloce veloce che ho creato per lei e che sicuramente poi sfrutterà anche Tommy. L'appartamento di Emily l'ho collocato, se non ricordo male, sì, qua, ovvero nel quartiere delle Spezie e nel palazzo accanto a quello di Giorgia. Questo è il quartiere dove ho collocato l'appartamento di Emily, questo, come vi dicevo prima, invece è l'appartamento di Giorgia, la sorella di Jessica. E il suo appartamento è questo, è piccolino ma è veramente molto carino, molto confortevole. Poi davanti al loro palazzo c'è anche il campo da basket, poi c'è questo che, se non ricordo male, dovrebbe essere un bar, mi sembra, insomma ci sono un po' di cose, guardate che meraviglia. E poi ho costruito una cosa qui che però vedremo nei prossimi episodi, altrimenti questo diventa super lungo. Questo è l'ingresso, subito appena si entra c'è la cucina, che è questa, l'ho fatta tutta bianca, ho messo il frigorifero azzurro, poi il divano, il tappeto e la televisione, giusto una decorazione, una piantina. Poi ci sono due porte, questa va in bagno, molto molto semplice. Questa invece è la sua camera da letto, ve la faccio vedere velocemente un po' più da vicino, ecco qua. Questa è la cucina, molto bella, mi piace come è uscita, semplice però molto carina. Qua non so perché, cos'è successo, si è già rotto qualcosa, insomma è successo qualcosa, dopo asciughiamo. Poi qua ho appeso questa griglia con un po' di foto che mi piace molto. Un divano, tavolino in marmo, la TV, ma che si è rotta così, oddio. Poi la pianta, qua ho messo due cassettiere, diciamo, per decorare un po', anche questo mi piace molto, questo materiale personalizzato. Poi questo è il bagno, piccolino ma molto funzionale. E questa invece è la sua camera da letto, il calendario, che magari spostiamolo un po' più in qua in centro, il letto, il tavolino con la lampadina, insomma, computer, tazza di Starbucks, un libro, insomma, questo è il suo appartamento. Fatemi sapere se vi piace, a me piace molto, anche in bagno sono successi un po' di casini, ma fa niente, dopo li sistemiamo tutti. Visto che ho la sensazione che questo video alla fine sia uscito veramente molto molto lungo, mando Tommy subito a trovare Emily nel suo appartamento e vediamo un po' cosa succede. Sono in realtà le 5 del mattino, è un po' di venerdì sera, è un po' tardi effettivamente, non avevo badato all'orario, però lo faccio subito velocemente perché sennò questo video dura un'infinità. Vediamo cosa succede. Ma lei è in casa, entra pure. Ok, che non ci considera neanche però. Niente, presentiamoci. Presentazione amichevole, partiamo così. Ok. Ah, ok, si sta divertendo però. L'ho fatta anche molto alta, quasi più alta di lui. Comunque, che altro possiamo fare? Complimento sincero, non andiamo subito dritti, andiamoci con cautela. Fai volontariato con la famiglia? Balla al ritmo della musica dello stereo. Mi sa che lei non ha lo stereo, però no, non gliel'ho messo. Quindi no, non possono ballare, niente. Vai invisibile per il diventare grande, no? Giocherella. Oddio, magari so si incavola. Ah no, ci sto. Molto bene. Ok, che altro possiamo fare? Chiedi del fichi fichi, no. Chiedi della sua giornata, poi
altre scelte, facciamo amichevole. Vantati della scappatella, no. Parlotta della cotta, nemmeno. Mostra approvazione. Vediamo, Dio, lei ha fame. Poi che altro possiamo fare? Altre scelte. Buffo. Fai un'imitazione. Tommaso andrà a scuola fra circa un'ora. Oh mio Dio. E poi... facciamo una cosa, romantico. Chiedi se è single. Ma sì, dai, non c'è niente di male, vediamo. Tommaso ha preso che Emily è single. Proviamo a flirtare. Romantico. Complimentati per l'aspetto. Ecco, non è flirtante. E questo lo sapevamo, infatti è a disagio. Lei è a disagio per questo. Chiedi della carriera, perché mi sa che non ci sta. Sarà un po' difficile conquistarla, Tommy. Poi cosa possiamo fare? Altre scelte, romantico. Scambi numeri di telefono. Dai, vediamo. Vediamo cosa fa. Siamo tornati nell'appartamento di Jessica perché sia Tommy che Emily sono andati a scuola, quindi non siamo riusciti a scambiare i numeri di telefono, o meglio, in realtà Tommy non è proprio riuscito a chiederle il numero, quindi non si sa se glielo darà, quindi lo scopriremo nella prossima puntata. Detto questo, io spero che questo episodio, come sempre, vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi episodi, e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!